Stumble Games, ma ogni volta che vinco il gioco diventa più realistico. Quest'oggi insieme andremo a provare tutte le versioni della grafica di Stumble Guys, dalla peggiore alla migliore. E per ogni versione di Stumble Guys dovremo dare un voto da 1 a 10. Sei pronto, Ferro? Sì, però attento di non perdere perché ti farò andare in quella ancora peggiore di versione. Peggiore di queste? Non credo che ce ne siano, fratello. Cioè, nel senso, c'è la qualità inferiore del mondo. Non ho mai visto uno Stumble Guys così schifoso. Già la prima versione fa troppo schifo. Zio, sì, devo per forza avanzare. Fidati che c'è anche di peggio, quindi muoviti a vincere. Se perdi sei fottuto, te lo dico. Non so, ma come fa a esserci qualcosa di peggio di stroba, raga? Io non me lo immagino, sinceramente. Comunque, andiamo avanti il più possibile perché dobbiamo vincere sta partita qua, che voglio assolutamente passare al prossimo livello. E fidati che l'ho vinta, fratello. Siamo nella Block Dash. Questa è la mia mappa preferita. Sono mega ultra forte. Qua non la posso failare. Ma non ci credi neanche te. C'è la skin del clown apposta, scusami. Cosa? È la mia main skin, fratello. Questa è la mia skin preferita nel gioco. E chissà perché. Sì, vabbè, esatto, comunque, bella domanda. Dai, fai un po' di trick se vuoi fare il fighetto, andare in fondo alla mappa, dai. Guarda, io adesso posso stare tranquillamente qui, no? Vai. Faccio così, tac. Ma quanto è stato facile? Aspetta, ne faccio un altro ancora. Sto di qui, casco giù. No, 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 no! E si va di male in peggio, signori. Benvenuti nella versione di Stumble Guys per sviluppatori. Ma come ci si muove qua, fratello? Non capisco niente io. Non lo so, io fortunatamente non l'ho mai fatta sto video, quindi non ho mai provato sta grafica schifosa. Ma che cacchio è sta roba? È più Fall Guys che Stumble Guys. Ma non è nulla in realtà, te lo assicuro. Raga, c'è una musica in sottofondo che fa letteralmente schifo. Comunque mi sono qualificato e devo vincere un'intera partita per poter proseguire con la prossima grafica, che sicuramente sarà migliore, ve lo ferro. Guarda che schifezza. Sta mappa non esiste neanche, tra l'altro. Da far notare il mare che è piatto. Cioè, guarda, guarda l'oceano, che ci sono delle cose bianche che girano a casa. Come ci siamo finiti qua nella nostra vita? Ma io non potevo fare, non lo so, il contadino. Ah, tappavo la vigna. Il tizio. Si possono tirare i pugni anche. Ma che figata. Ma gira la visuale, pirla. No, si può neanche girare la visuale. Come ti sei salvato? Me non ne vado, non ci so credo nemmeno io. Ma che schifezza è sta roba? Ma c'è anche la pubblicità poi. Ed eccola qua, signori, la Honey Drop nella versione incredibilmente vecchia. Ma dai, ma guarda che schifo, i blocchi neanche si vede quando li schiacci. Ho capito, scusami, lo stavano ancora creando qua il gioco, non era finito. Devi dargli un po' di tempo, poverini, cioè. Guardate il best tryhardone come... Oh, guarda che stai vincendo, zio. Se rimani lì sopra hai vinto. Dobbiamo stare molto molto attenti, perché qua c'è una musichetta di sottofondo che fa letteralmente schifo su sto gioco e mi sta distraendo, sinceramente. Sì, let's go best! Signor Best, te lo sei meritato. Eccoci qua nella grafica superiore di Stumble Guys. Ma che cacchio stai di... Zio, che cacchio è sta roba? C'è tutto il cielo diverso, ma dove mi hai portato? Ti ho portato nell'universo, cioè sta cosa è bellissima. Questa non mi sembra una grafica superiore, mi sembra tre volte più bella e basta. Hai visto pure la tua skin? Non l'avevo notato, sono uno scheletrino tipo tutto infuocato, raga. Questa roba è da 10 di 10 assolutamente. Ma per adesso fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti qual è la vostra preferita e andiamo già a qualificare, fratello, che sì, ce la devo fare per forza. Ecco, c'è da dire che di quelle di prima non c'è neanche da stare a dare il voto, io dai un bel 4 entrambe, più o meno. Ma cioè più nel o meno un 1 o un 1,5 potrebbero essere dei bei voti. Ma devo vincere questa partita perché voglio assolutamente passare alla prossima grafica, che io non so ancora cos'è. Ma se Ferro mi sorprende un'altra volta sarà una roba pazzesca. Allora Best, te lo dico, io voglio star calmo, non dirti cosa succederà dopo, ma vinci perché ti aspetta un qualcosa. Ce devo fare, zio, per forza. Guarda che figata intorno a noi. Cioè io non ho mai visto una grafica del genere in vita mia. Se questo scheletrino però maledetto si riuscisse ad andare a qualificare mi farebbe anche un bel favore, dato che mi becco pali in testa e basta. E queste robe qua le hanno fatte viola. Eh sì, bro, guarda che tutto è più o meno stile sole, cioè capito, universo, sole, pianeti, che tanta, comunque tanta roba. È molto più realistico del vero Stumble Guys. Basta però, basta, non puoi sorprendermi ogni volta. Che senti, figata è sta mappa, zio, è la fine. Ma sono tutte belle così e dopo vedrai perché sarà ancora qualcosa di più bello. Ma basta, basta, non possiamo, cioè, più parlare del, zio, dopo Best. Vinci la partita. Hai ragione, ci stiamo concentrando solamente sulla grafica, ma dovremmo concentrarci un pochino di più sul gioco, effettivamente. Dobbiamo vincere per forza. Per me adesso è un 10 di 10 assoluto e non dico altro. Ma chi se ne frega, andiamo a vincere, giusto? Noi non ce ne frega niente. Ma la domanda grafica è: perché fai sempre il percorso più lungo? Zio, guarda che rischi di perdere. Stai zitto, fratello, no, tu non hai idea delle mie abilità su questo gioco. No!
Ok, devo ammettere che sono stato leggermente un pirla. Oddio, guarda sta mappa, che figata. Scusami una cosa, dovrebbe esserci l'acqua lì, perché c'è la lava. Non lo so che cacchio è successo. Comunque zio, una seconda opportunità tu me la dai, per favore. Se io riesco a vincere questa partita, tu ufficialmente mi fai sbloccare la prossima ed incredibile grafica, che in teoria dovrebbe essere 3000 volte più realistica. Teoricamente è proprio l'illegalità in persona, se proprio vogliamo metterlo. Però devi vederla e devi vincere soprattutto. E quest'ultima mappa, fratello, però non è cambiata. E devo ammettere che la lava sembra leggermente più realistica. Ci sono anche tipo queste cose che volano nell'aria, tipo le particelle di fuoco che ci sono di solito vicino alla lava. Quindi qualcosa di più realistico effettivamente c'è. Ma noi non ce ne frega nulla, fratello. Dobbiamo concentrarci sul nostro scopo, che è la vittoria. Ma che, ho solamente 4 persone e uno si è suicidato davanti a me. Non che cacchio ho visto? Che cavolo ho visto? Io ce la posso fare. Emmi la vittoria. No, nessuno può avere il calcio. Nessuno. 1v1. Ma in... Let's go! Ed eccoci qua, fratello, nella Honey Drop. Guarda, ma, che figata. Ma questa, ma no zio, ma è un c'è una persona che sta saltando. È vera quella persona? Sì, è vera la persona. Soprattutto il personaggio è molto più realistico. Ma hanno messo anche la musichetta di Stumble in sottofondo. Cioè non potevano far di meglio. Cosa fa? Ah no, no! Sono caduto. Sono caduto all'ultimo piano. Mannaggia me. Stai attento zio. E guarda quel tizio davanti a me che c'ha skin di Stumble. Vabbè, ma no ragazzi, ma questa è la cosa più bella che abbia mai visto. E c'è anche il doppio salto. E c'è anche il doppio salto. Non ci posso credere. In qualche modo devi utilizzarlo allora, che devi provare a vincere la partita. Vado assolutamente da questa parte qua, anche se mi sto tagliando un pochino la strada. Devo stare molto attento. No, 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 no! E siamo in lava land, signori. Ultimo round di questo Stumble Guy su Roblox con la grafica aumentata. Vediamo di vincerlo, fratello, per forza. Sì, ma il problema è, non puoi saltare su quei cosi. Sono già troppo alto invece. Invece posso. Ma che cacchio, non me l'aspettavo mai nella vita. Sei un pazzo e vola veloce. Ce la faccio per forza. Blocco dopo blocco. Il problema è che tutti quanti qua hanno il calcio. Io non ho shoppato abbastanza Robux da potermelo permettere. E no, oddio, ma è difficilissimo. Oh, sì. Oddio, e come faccio adesso ad arrivare lì? Non lo so, non hai né pugno né calcio, stai no, fermo. No, e come faccio a stare? Oh, salta. No. In qualche modo non so come mi sono qualificato, zio. Continuiamo con la Icy Heights. Ma quant'è bella sta mappa. No, te lo giuro, vecchio. L'hanno fatta da Dio. Il problema è che noi non abbiamo il calcio per scivolare qua. Non possiamo fare i trick. O forse sì. O forse sì. Attenzione. No, ragazzi, me ne vado. Zio, fai il trick da sinistra. Questo qua non credo che funzioni. No, non funziona. Okay, non funziona. Dai. Proviamo a qualificarci. Facendo la scivolata. No, mi sa che non funziona. Okay. Quella non funziona, ma meglio così. Zio, sennò è praticamente Stumble Guys. Cioè, io giocherei a questo tutta la vita e basta. Non ci giocherai più a quello vero. Comunque, andiamoci a qualificare. Perché se vinco questa partita, ufficialmente sblocchiamo l'ultimo livello. Io sono molto curioso di sapere di cosa si tratta. Ecco, io non voglio spoilerare nulla, perché fidati, zio, che con quello quitti. Cioè, neanche lo giochi, talmente sarà figo. Zio, questo è il momento della verità. Devi vincere a tutti i costi, signor mi Best. Mi sto concentrando al massimo. Quanto è realistico quel laser? Non lo so e mi fa paura a me, zio, te lo giuro. È troppo realistica sta roba. Zio, quando muoiono le persone che tipo si trasformano in pezzettini, è assurdo. È una figata totale anche quello. È un botto realistico, ma soprattutto, zio, noi non abbiamo né calci né pugni. Come... Sai che quasi mi vorrei far suicidare per vedermi spezzettato in 3000 pezzi. Che stati sfei, guarda. Dobbiamo solamente cercare di spingere i nostri avversari contro questi maledetti laser. Morite tutti infami. Guarda quello lì che c'ha il calcio, frate. Io ti consiglio di vincere standotene lontano, soprattutto da quel tizio che c'ha il calcio. Hai ragione, sono molto preoccupato per questa cosa. Rimaniamo in due, signori. 1v1. Finale delle finali. Lui è un pro player, ha pure shoppato, te lo dico. Esatto, c'è anche il calcissimo, incredibile. Quindi devo stare molto troppo attento. Sei mio, sei mio. Sei... Presto! Ma sei un pollo! E passiamo alla super grafica finale, signori. Siamo su Fortnite. Guarda che cacchio è, fratello. Che figata. Ma... questo qua è solamente l'inizio. Tu non hai idea di quello che vedremo dopo. Quale palle sono mega realistiche. Il problema è che non partono più. Credo che si sia buggato qualcosa. Ma il nostro obiettivo, come al solito, è quello di andare a vincere, zio. Quindi dammi un po' di carica, per favore. Sì, ma calmo. Capisco che sei gasato di sta cosa. Che in più, vabbè, Fortnite su Stumble Guys non l'avevo mai. Cioè, Stumble Guys su Fortnite non l'avevo mai visto. Però, è zio... un po' un trip di robe, signori. Sta succedendo un po' di casini. E benvenuto nella Tilefall. Guarda com'è realistica l'erba, fratello, tutto quanto. Però zio, si vede il verde. Guarda, si è spoilerato. No, non è che... dov'è che si vede il verde? Sì, scusa. Sì, sì, guarda quello lì a destra. Aspetta, ma io posso fare sta roba? No, ragazzi, abbiamo trovato il glitch più bello della storia. Assurdo sto trick, mai visto nella vita. Vai, 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 corri. Ce la facciamo, zio. È nostra per forza vittoria. Possiamo fare anche la super corsa. Sì, vabbè, ma io non ho mai visto uno Stumble Guys del genere. Zio, questa è la finale. Se vinci
vinci questo hai vinto ogni tipo di grafica ma di stand. Ma tu ti rendi conto che siamo nel Laser Tracing in real life con tutte le ombre? Guarda sotto! Guarda! Guarda quella roba! Non ho mai visto niente del genere! È tipo slime, o sbaglio? Ok, devo essere onesto, però non mi piace più. Un pochino troppo realistico, a sto punto. Non è... Occhio! Attento! Vanno troppo veloci queste robe, però sinceramente è un po' difficilotto, zio! Devi andargli incontro perché ti arrivano sia davanti che dietro in questa mappa. L'ho notata sta cosa, grazie, però per le tue incredibili supposizioni non l'avrei mai detto. Però sarà molto difficile perché dobbiamo... No. Ecco, bravo, bravo, veramente. Complimenti. No, you won a match. No, l'abbiamo vinta. Hai vinto. È morto quell'altro. Let's go. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale che siamo quasi arrivati a 200.000 iscritti. Ci vediamo ad un prossimo video. Bella riga.